Benvenuta a tutti sul canale. In questo video vi mostro la mia hair care routine aggiornata, o comunque vi mostro quello che sto utilizzando in questo periodo. E quindi niente, bando alle ciance, partiamo subito. Vi faccio vedere quello che sto utilizzando. Allora, partendo dagli shampoo, ne sto alternando due. Tra un po', anzi, uno dovrò ricomprarlo, cioè comprare uno shampoo nuovo da testare perché uno è quasi finito. Vi faccio vedere quelli che sto alternando e sono questi due shampoo qua. Allora, uno è lo shampoo Vivios, lo shampoo concentrato purificante all'ortica e similino per capelli grassi, che come vedete ormai è quasi finito, ce n'è più pochissimo. E mi trovo benissimo questa confezione da 100 ml, mi piace tantissimo, anche il profumo è molto molto buono, molto molto fresco, appunto uno shampoo per capelli grassi, mi trovo veramente bene, li pulisce bene, li sgrassa bene, comunque vi lascia i capelli morbidi, setosi, profumati e purificati, mi piace tantissimo. E l'altro shampoo è questo della Garnier Ultra Dolce, lo shampoo riparatore intenso all'acero, olio di mandorle, linfa d'acero per capelli sciupati e danneggiati, che utilizzo perché comunque facendo le mesh, facendo tinte, i capelli si sciupano e si stressano, e quindi alterno. Scusate, ho i peli della gatta ovunque, l'ho appena preso in braccio. Alterno questo è per i capelli grassi, che io appunto ho i capelli tendenti al grasso, e a questo appunto che è invece shampoo riparatore. Tra l'altro questo ha anche un profumo buonissimo, fantastico, ed ha estratti naturali senza parabeni. Naturalmente invece questo è 100% bio, quindi in questo momento sono loro che sto alternando come shampoo. Poi al momento ho sospeso un attimino la maschera, che ho anche terminato, quasi terminato, e sto utilizzando il balsamo, che per la prima volta riesco appunto a utilizzare il balsamo senza che mi ingrassi i capelli, perché sto utilizzando questo in mousse della Pantene Pro V. La linea Lisci effetto seta, nutrimento ultra leggero senza appesantire per capelli grassi e crespi. Infatti questo è fantastico, non appesantisce, non unge i capelli, non li ingrassa. Problema che mi davano invece i balsami tradizionali, infatti non li utilizzavo mai, perché anche se li usavo solo nelle lunghezze le lasciavano appesantite come sporche e non mi piaceva l'effetto. Con questo invece mi devo assolutamente ricredere, perché lo utilizzo sempre, perché lascia i capelli morbidi, leggeri, profumati, lisci, non sporchi, non appesantiti, ed è fantastico. In più ha un profumo buonissimo, come tutti i prodotti Pantene del resto. Scusate. Poi, finito diciamo il passaggio del lavaggio capelli, quindi shampoo e balsamo, passiamo all'asciugatura. In questo momento come maschere sto utilizzando olio di oliva semplicemente con del miele, quindi non ho il prodotto qui da farvi vedere, perché ho un attimino sospeso l'olio di provenzale e semenilino, perché appunto sto alternando all'olio di oliva e miele, e una volta al mese faccio olio di oliva, miele e un uovo, perché sapete che mi piace alternare i prodotti e non utilizzare sempre gli stessi, perché comunque sennò il capello, come la pelle, come le unghie, come tutto, si abitua a quel tipo di prodotto e poi funziona meno. E quindi adesso ho sospeso un attimino l'olio e semidelineo delle provenzali e sto utilizzando appunto olio di oliva semplicemente con un cucchiaino di miele, una volta al mese appunto un uovo, facendo una papettina, mettendola in testa, lasciandola agire il più tempo possibile e poi sciacquandola. Questo per idratare, ammorbidire i capelli, insomma rendere le punte più morbide, meno secche. Una volta fatta appunto la maschera e lavato i capelli, passiamo poi all'asciugatura. Prima di asciugare i capelli o prima di fare la piastra, utilizzo, che mi sto trovando benissimo, questo termo protettivo della Adorn, da uno spray per phon e piastra. Intanto il packaging è carinissimo, molto anni 50, ma poi è veramente fantastico, funziona benissimo, infatti i capelli morbidi, non bruciati, in più ha un profumo anche questo fantastico, un dolce, un po' di marshmallow, che mi piace tantissimo. E appunto lo utilizzo prima del phon o prima della piastra. La piastra la faccio raramente, ma quando la faccio uso sempre il termo protettore ed uso lui.
Poi a capelli asciutti, questo lo faccio sia appena asciugati, quindi subito dopo la doccia, che anche al mattino prima di uscire di casa o alla sera prima di andare a dormire, utilizzo invece l'olio per capelli multifunzione, l'olio dei desideri, sempre questo della marca Adorn, che mi piace tantissimo, e praticamente è un olio che fa, diciamo, illuminare i capelli, quindi un olio luminoso e lascia i capelli morbidi, brillanti, setosi, e appunto mi piace un sacco. Può essere utilizzato come per shampoo o dopo shampoo. Io lo utilizzo sempre dopo lo shampoo, perché anche se è un olio non unge i capelli. L'ho messo su anche prima e come vedete comunque i miei capelli non sono per niente unti, e anche questo è un profumo fantastico, buonissimo e quindi approvatissimo. Una volta poi che ho fatto tutto, prima di questo lo utilizzo solo prima di uscire, spruzzo un po' di profumo per capelli, e in questo momento sto utilizzando questo di Mediterranea della linea Aquam, ed è appunto un profumo per capelli, e si vaporizza direttamente sui capelli, è semplicissimo da utilizzare e ha il profumo di... è un profumo dolce di agrumi e caramella, non so, è un profumo molto molto delicato, molto buono perché è un dolce ma non è un dolce stucchevole. E questo semplicemente si va a vaporizzare un po' così sui capelli e li lascia poi profumati, comunque è molto buono, poi non li unge, non li appesantisce, non li sporca, è proprio un profumo per capelli, mi piace tantissimo. Questo qua appunto della linea Mediterranea, che è la stessa linea di Ieri, che era il prodotto che aveva creato Gabriela nella linea Gabriela Beauty, che purtroppo non esiste più ed è andato sold out, quindi ho comprato questo che comunque è molto molto buono. E quindi nulla, questa è tutta la mia hair care routine aggiornata, i prodotti che sto utilizzando appunto in questo momento per la cura dei miei capelli. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto vi sia stato utile. Vi ricordo come al solito, se non siete iscritti e iscritti, se vi piace il canale, di iscrivervi, attivare la campanellina per non perdere neanche un video di Mesdila 001 e mettere un bel like di supporto al video e al canale. E nulla, io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e un grosso bacione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!